Ciao! Sono già 2 mesi che tutto intorno a noi ci urla nel cervello una sola frase: è Natale! Ma vi svelo un segreto. Mancano più di 20 giorni a Natale. Se questa cosa di Natale che inizia a ottobre distrugge anche il vostro cervello, continuate a vedere questo video perché ho in testa una cosa e mi serve il vostro aiuto. Lunedì! Che fai? Sto copiando fai! Io sto per fare un video di Adriano Santucci. Viralità! Come potete intuire, questa settimana inizia in maniera soft e rilassata. Stanno tutti bene. Soprattutto, sapete chi sta bene? Come stai? Male. No, perché? Ho un raffreddore. Va tutto male, inizia tutto in maniera difficile. È sbagliato! Un tempo noi comunicavamo attraverso questi video un mood rilassato. Quando? Un mood professionale. E adesso cosa comunichiamo? Mi dicono che è arrivato un pacco. Lo apriamolo? Era tanto che non rischiavi di tagliarti un dito. Ma cos'è, intimo? Tiro con l'ascia. Lamenti giochi. Abbiamo ufficialmente finito di lavorare alla Sleeping Dogs. Zio, io voglio diventare così, zio. Ho già visto una roba incredibile. Zio, perché non ci abbiamo mai pensato? A provare subito. Te lo spiego prima. A Natale compro l'arco. Moriremo tutti. Dai. Io starò. Allora, se io tiro l'ascia da qua, si incastra. Bene. Quindi io so che da questa posizione, da questa distanza all'albero, so incastrarla. Se io mi allontano, ho fatto tipo un passo indietro, no? Non arriva per la lama e quindi non si incastra. Cosa dice lui? Il problema è che tu non devi più lanciarla così, ma devi lanciarla al contrario. Ma che cazzo? Oddio! Madonna, sì. Oddio! Ho già imparato delle cose. La scuola non serve a niente, no. Marco Cioni inizia a diventare diseducativo. Grazie per questo regalo, è pazzesco. Martedì. E sono qui da solo perché devo prendere delle attrezzature e oggi giriamo uno spot. Prendo tutto e vado. Ma che cazzo? C'ho le liste delle cose da portare. Quindi, allora, tutto è stato preso. Non tocca caricare la macchina. Sempre così finisce. Sempre così. Scaricato tutte le attrezzature. E adesso si allestisce il set. Ciao, questa è la casa del cinema? Sì, la casa del cinema. Neletta, come stai oggi? Oggi meglio. Perfetto. Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, sì. Cioè, proprio non funziona. Buongiorno. Scusa, cane secco. Adesso. Siamo pronti? Partite con una coda di un secondo di questa situazione di noia. Pausa, pranzo. E adesso è finita la pausa e stiamo ricominciando a girare. Come ti senti? Stiamo a lavorare a meno 10 gradi perché Santucci vuole risparmiare. Fa un po' freddino qui. Diciamo una scena di Kill Bill. Io vengo ucciso dalla Slim Dogs sotto un letto. Acchittiamo il proveggio, cioè apriamo, svuotiamo. Vogliamo delle entrare? Ah, giusto, sono solo quelle. Anzi, sì, c'è un movimento de polso sulla scopa che ti dico fermate. Ciao Michael. Ciao. Faccio un test. È Tarantino, sì, vai. Addio. Addio. Vai, vai, continui a poter andare, vai, lasciati andare, sì, sì. Ok. Va benissimo. Faccio del botta. Ehi, troppa botta. Troppa botta? Ah, adesso sei stato un po' tipo invece di essere più tipo poco e? Ah! Sto benissimo. Sì, sta una crema. Infatti io ho messo le mani una sulla terza toga e una sulla sesta. Dai. Ci siamo? Ci siamo. Motore, 3, 2, 1, vai. Stop. È risuccesso. È di nuovo quel momento della giornata. È fine lavorazione. Ciao. Quest'anno, 20 giorni dopo Ferragosto, mandavano in TV questo spot. È già Natale in poltrone sofà. A settembre
Natale? Poltrone e sofà. Io lo capisco che il Natale e le festività in genere aiutano a far girare l'economia, però datevi una regolata, perché sennò poi così il Natale perde il suo spirito. Per questo noi cani abbiamo un piano per ritrovare la vera essenza del Natale e ci serve il vostro aiuto. Qui al nostro studio ci mandate sempre una marea di regali, quindi oggi vi dico basta regali per noi. Oggi vi dico mandateci dei regali che fareste ai vostri nonni. Il piano è questo: voi ci spedite all'indirizzo che è apparso qui sotto un regalo per un nonno o una nonna, noi li prendiamo e li andiamo a consegnare a dei nonni o delle nonne che non hanno nessuno che faccia loro dei regali di Natale. In questo modo riscopriremo tutti il Natale, così voi potrete diventare dei babbi natali, noi potremo sfruttare il web in maniera fica e i nonni riceveranno dei regali dai loro nuovi nipotini digitali. Che dite? Vi piace come piano? Io sto in fissa, voi rifletteteci e noi ci vediamo a fine video. Mercoledì, miei hanno ben pensato di regalarmi questa pianta. Piantala allo studio. E quindi adesso è il momento di fare un po' di giardinaggio. Madonna, ma sta morendo tutto. È il momento di mettere una nuova pianta che morirà. Fai del trapiantil. Bellissima questa pianta, grazie mamma e papà. Quando questa pianta sarà grande e in forze sarà così, perché questa è una camellia Jap. Andiamo a fare il nostro lavoro vero. Giovedì. Ehi, la devi mettere praticamente lì. Fallo con garbo però, eh. Workshop della Slim Dogs per diventare parcheggiatore. Dritta dietro, dietro, dritta dietro. Stop. Due euro a piacere. Io pulisco, signor, io sempre pulire. Ciao Matteo, volevamo dirti grazie. Prenditi la Golia. Azione! Guarda che macello che hai fatto! Parfumo, io ti spacco la faccia! Sto! E ricominciamo, torniamo a lavorare, basta pausa. È incredibile perché sono le 14:23 e abbiamo finito di lavorare. La settimana sta per finire. È stata una settimana in cui abbiamo girato un sacco di roba. Non lo so, sono allegro, sereno. Pazzesco! No! Venerdì! Ciao Matteo! Marco, oggi sta a te fare l'intro. Siamo alla scuola romana di fumetti e parliamo di quanto siamo stupidi. Sempre delle solite cose, sempre. Adesso ci fanno un'intervista e poi chiacchierata con i ragazzi. Test tecnici prima della presentazione. Una cosa ha fatto in 2 minuti. Ah vabbè, certo, sì sì. Dice pure che è facile. Senti un po' osservato per caso. Madonna, colpo di scena. Farò uno Spider-Man qua dietro. Altro che i video. Che ci fa? Matteo Bruno fa i video, ma che è? Guarda quello. Caldo. Adesso si parlerà. Ciao. 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 È importante voi iniziate a capire quanto lavoro c'è dietro qualsiasi cosa voi vediate. Mi sono detto voglio fare il videomaker, era finito il liceo e mi sono dato una deadline. Vediamo che succede in 2 anni. Io quando arrivo a toccare i 20 anni di vita decido se sto facendo la cosa giusta o se devo pensare a un piano B. E a quel punto l'interazione tra i due porta comunque a continuare a proseguire la voglia di fare sempre. Abbiamo parlato, abbiamo detto cose. Facciamoci un selfie prima di... Sì. Grazie dell'ospitalità. Ciao, grazie a voi. Ah, questo. Ciao. 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 Buona serata. Questa settimana è giunta al termine. Adesso noi andiamo via.
Ricapitoliamo il piano. Per prendere parte al nostro progetto dovete spedire a questo indirizzo un regalo per un nonno o una nonna. È fondamentale che insieme al regalo ci sia un biglietto con su scritto il vostro nome e per chi è il regalo, un nonno o una nonna. Sarebbe figo se voi scriveste anche un pensiero. Avete tempo fino al 13 dicembre e tutti i vostri regali saranno ovviamente i protagonisti del nostro video di Natale. Chiudiamo con una domanda. Qual è quella cosa che vi fa percepire che il Natale sta bussando alle vostre porte con violenza? Per quanto mi riguarda, sono i miei cappellini che arrivano, non questo, questo che è ben più natalizio. Che bello.